Ciao, benvenuti e bentornati qui sul set di Come l'hanno fatto, il format in cui andiamo un po' dietro le quinte dei film, tantissimo dietro le quinte dei film e delle serie TV che ci piacciono tanto per scoprire come le hanno fatte. Esatto. Benvenuti a Come hanno fatto. Oro Zingarelli, tu tempo fa mi hai detto: vorrei proprio parlare di questo film che deve uscire. Che film era? Era Comandante. Esatto. Di Edoardo De Angelis con Pier Francesco Favino. Siccome però io mi sono stufato di sentirti parlare, cioè abbiamo il regista che viene qui e ci parla del film. Tu puoi fare le domande e poi stai zitto. Benvenuto. Benvenuto. Bentrovati a voi. Vediamoci il trailer. Vediamoci il trailer. Tratto da una storia vera. Con un vero sottomarino. Con un vero sottomarino. Beh, in fondo che cos'è? È facile. Che ci vuole? Ah, si sparano in mezzo all'acqua. 80 tonnellate d'acciaio. 100 persone per costruire. Quante persone ci sono nell'acqua? Tireremo su. Ecco. Pier Francesco Favino era lì o l'avete poi ricostruito? No, c'era solo il cappello. Comandante, dal 31 ottobre al cinema. Forse la prima domanda, falla tu. Io partirei dall'elefante nella stanza. Nel senso, c'è un sottomarino, però loro ci sono sopra. Io so. È dentro. Io so che sono state costruite delle cose. Tutte le cose tutte sono state le cose. Costruite. Perfetto, sono molto contento di questa cosa. Intanto parliamo di un sommergibile, non di un sottomarino. Abbiamo aperto gli archivi della Marina. Studiati i progetti insieme a Fincantieri. Ah, quindi voi avevate i progetti originali? Sì, ci hanno dato accesso ai progetti originali e noi abbiamo costruito i cappellini secondo i progetti originali, quindi con la... con questa tranquillità ce lo dici? Sì, perché alla fine il cinema te ne sta magia qua, che tu devi fare delle cose mastodontiche ma con totale naturalezza. Ma quindi scusa, domanda, voi avete ricostruito tutto usando quei materiali oppure come si fa nel cinema è la roba un po' tipo lo facciamo in modo che sembri di metallo? Un enorme gonfiabile. Ma era proprio metallo? No, era proprio acciaio e galleggiava. C'era una roba che galleggiava in acqua? Fin quando non abbiamo riempito il bacino dove... il battello è stato assemblato, non sapevamo se effettivamente avrebbe galleggiato. Io ho visto queste immagini di voi che fate il varo e che siete lì, ci sei tu che non vuoi che la gente ti parli, cioè state guardando, tra l'altro ci vuole tantissimo per riempire. Ci è voluto una notte, sì. E quindi voi la state guardando e potenzialmente questo andava a fondo. non partivamo. E quindi, giusto per mettere in chiaro la situazione, hanno costruito una nave realmente galleggiante per fare il film. Esattamente. Che detta così sembra una cosa normale, ti assicuro che non lo è. Non esiste nella cinematografia mondiale un esempio di battello realizzato per il film. Ah, ok. Intendo, no, perché ogni tanto... guardiamo le cinematografie d'oltreoceano come se fossero necessariamente il faro che ci illumina la via. Non è sempre così. A volte abbiamo anche noi qualcosa da insegnare a chi viene da lontano. L'abbiamo fatto per primi, si può dire. Vabbè, l'abbiamo questo. Vabbè, l'abbiamo, adesso siamo tutti insieme, siamo amici, siamo contigui. Stai prendendo, prima sei arrivato diffidente, mo che capite che l'hai fatto, l'abbiamo fatto. Ma invece, scusami, voi avete costruito questo enorme sottomarino che era lungo anche una settantina di metri, alto 14, una cosa del genere. Sì, nella sua massima altezza 14. Enorme. Che quindi galleggiava, l'avete messo, se non ricordo male, nel porto di Taranto dove avete girato? Sì, nel Mar Piccolo, dove c'è l'arsenale. Ok, ma la mia domanda è, fino a quanto funzionava? Nel senso, non c'erano i motori, non si poteva muovere da solo, cioè no, dove vi siete limitati? Cioè, potevate dichiarare guerra alla Grecia. Esatto, potevate dichiarare guerra a qualcuno. Diciamo che già visto da fuori era tutto e per tutto un ordigno. E quindi insomma ci ho provato anche a fargli mettere i motori, ma ecco lì sono stato bloccato non tanto dalla questione delle risorse economiche ma proprio dal fatto che non potevo costruire un'arma da guerra. Ancora mi è stato fatto notare che forse quello era un pochettino over. L'esterno era vero, ma per tutta la roba all'interno del sottomarino voi avete ricostruito anche gli interni e avete girato all'interno del sommergibile? No, l'interno è stato ricostruito a Cinecittà World, okay. Dove esisteva un U-boat
costruito da Aurelio, da Dino De Laurentiis, okay, per il film U571, okay, e c'era già tutta la struttura d'acciaio, però dentro è stato tutto svuotato e modificato perché gli interni degli U-Boot erano molto spartani. Okay. Invece erano belli. Servivano come erano, erano molto più ampi, ma soprattutto erano molto più rifiniti e i colori erano molto diversi, erano colori chiari, andavano sul bianco, sul beige. Io invece volevo parlare dei fucili, nel senso dei cannoni, non so come si chiama. Allora, ti insegno una cosa base, i fucili sono quelli per gli esseri umani, quelli no, nel senso, sulle navi sono i cannoni. Però nel senso, l'artiglieria che c'era poi sul sommergibile, quella c'erano gli effetti speciali, quindi sparavano effettivamente. Sì, assolutamente. Tutti i colpi a salve erano esplosi sul set. Ok, un rumore fuori di testa. Sì, perfetto. Soprattutto c'è stato un grande impiego di macchinari inventati per l'occasione che spruzzavano bombe d'acqua di 1000 litri per riprodurre le onde. Ok. E a volte mi buttavano a terra i ragazzi. Che poverelli, dici. Eh sì, perché si dovevano matare, perché dovevano vivere l'esperienza reale di quello che stava succedendo. Ogni sera, poverini, me ne andava uno all'ospedale in ipotermia. E ogni sera uno diverso, sì. Sempre lo no, stesso. Uno diverso, no, sempre lo stesso. Era un accanimento, poi no. Ragazzi, c'è gente che è andata in ipotermia per fare questo film. Andate a vederlo in sala al cinema. Almeno per solidarietà. Almeno per solidarietà per il freddo che hanno provato. No, hanno avuto una dedizione veramente esemplare. Tra l'altro ci sono scene in cui sono proprio in acqua. Chi interpreta i naufraghi belgi sta proprio nell'acqua. Ma quella l'avete girata dove, ad esempio? Tutte le scene, diciamo, in acqua con tante persone, con la folla in quelle acqua? Quelle a Taranto. Okay. Perché quindi Taranto ci dava la possibilità di avere uno specchio d'acqua molto ampio. Io invece so che in una piscina ci siete andati con un pezzo del sommergibile per girare le scene di immersione sott'acqua invece. Sì, perché lì c'è una piscina molto bella e funzionale a Bruxelles, che è molto profonda, e lì abbiamo realizzato poi una scena con Gianluca De Gennaro, che ha dovuto fare dei corsi perché ha recitato a 10 metri di profondità e senza respiratore, e lui poverino, lui c'aveva non voleva più partire per Bruxelles. Gli venne un attacco di panico. Ah, buono. E quindi la sera prima mi chiama la madre. Dice, no. Come la madre? Sì, perché lo conosco, un amico mio. Ma pronto, se la dice, ma che è successo? No, è stato all'ospedale perché tiene un attacco. Ma pure di lui. Panico. Ho detto, ma quello ancora non ha girato. Come ho fatto ad andare in ipotermia a Napoli? Mando il mio assistente a vedere come sta. Quello gli dice, senti, no, lo capisco e tu hai paura, però fai una cosa, pensa, hai più paura di fare la scena subacquea o di Edoardo? Allora la mattina poi siamo partiti per Bruxelles e ha fatto una scena meravigliosa. Senti, ma a proposito di cose digitali, voi però eravate fermi dentro il porto, quindi c'è stata, come dicevi, una grossa parte di quello che è invece sul fondo che andava aggiunto in digitale. Ci dicevi che insomma tutta la parte dell'oceano, del mare, è stata tutta ricostruita, giusto? Delle volte uscivamo proprio in mare aperto, quindi il movimento era trainati? Sì. Da un'altra da nave. Due chiatte. Ok. Per direzionarlo bene. E quindi lì, quando avevo la macchina che dovevo solo ricostruire lo sfondo, ma mi mantenevo il mare reale. Le scene invece di guerra, dove avevo bisogno di ricostruire sullo sfondo il cavallo che poi sarebbe stato affondato, lì eravamo fermi e avevamo un sistema che è stato inventato per un workflow che è stato inventato per il film, che Kevin Todd Hogg ha definito near real time, ovvero io avevo un super tecno crane. Marco Cioni vuole sapere. Super tecno crane è un braccio molto molto lungo che può essere comandato al computer, che registra uno in movimento e può trasmetterlo al computer. Quindi è un crane più grosso. È un crane grosso e collegato a un sistema digitale che ti permette di registrarne i movimenti. Quindi per cui super. Super tecno. Scusami. Sì, sì. Poi tra l'altro questo qua è il 50. Che è il più lungo ed è l'unico traccato che c'è in Italia, e io gliel'ho sfondato perché
perché era accappato un sacco di acqua e salsedine. Non è finito all'ospedale anche quello. Il super tecnocrine, l'ipotermia, poverino. No, perché loro non si aspettavano delle riprese, cioè non si aspettavano queste bombe d'acqua di 1000 litri che spostavano anche il crane. Però per me era necessario, perché col movimento traccato io non giravo col green screen. Certo. Giravo dal vero, traccando il movimento, e poi lì sullo sfondo avrei ricostruito l'oceano e il cavallo. Hai altre domande? No, penso di abbiamo, no. Possiamo liberarlo? Credo che possiamo liberarlo. Stai zitto? No, questo non te lo posso assicurare. Comunque, tu hai detto che stava zitto, non ha sputato in dentro. No, vabbè, io ci provo, ma non ce la faccio mai, questo è il problema. Quindi ragazzi, Comandante esce solo al cinema dal 31 ottobre e è il film che ha aperto la mostra del Festival del Cinema di Venezia, quindi è sicuramente un bel film. Ma non lo dire così, come se fosse una cosa da niente, cioè il film ha aperto... Cioè come se avesse aperto Resina, dice buongiorno, mi serve. Scusa, la rifaccio. Ha aperto la mostra del ma cosa vai, prendi in giro, ma no, che non lo so, cioè, ma tu hai presente che è la mostra del cinema, no, di ma noi ci siamo anche stati col mio corto, quindi in realtà non capisce niente, però secondo me vale molto di più tutto quello raccontato adesso della mostra del Cinema di Venezia. Ho capito, ma cioè, ragazzi, hanno fatto un c***o di sommergibile, bella il Festival di Venezia, però i sommergibili cioè sono più belle, quello è il vero motivo per questo film. Hanno costruito un fottuto sommergibile, andate al cinema e non rompete il c***o, possiamo dirlo. No, basta. Quindi niente, grazie mille per essere stato grazie qui con a noi. Voi ragazzi, adesso scusatemi ma vado in cantiere. Vai, così proprio a costruire qualcos'altro. Mi scappa. Perfetto. Ciao Edoardo, grazie mille. Quindi con l'uscita di Edoardo possiamo passare alla prossima scena. Sì, nel senso, io c'era un'altra cosa di cui volevo parlare. Basta Mauro, basta, ti prego, chiamati il regista. È una cosa bella, nel senso, ci sono tutti quanti gli attori che avevano molto freddo, quindi loro avevano tutta una serie di tecniche per riuscire a non morire di freddo. E quindi? È una cosa di cui ti volevo parlare. No, allora, senti, guarda, lo sapevo che tanto non ti sarebbe bastato il regista, io ho un'ultima arma finale, cioè? Aspetta qua. Allora, siccome io sapevo che tanto tu non saresti stato zitto, ho interpellato un ultimo personaggio, Pier Francesco Favino. No, che per senso? Proprio rispondere alla tua ultima domanda e poi dirti di stare zitto. Possiamo mandare questo video messaggio? Ci ha mandato Pier Francesco Favino apposta per farti stare zitto? È un onore. Allora, Mauro, così ti spiego, ti dico un paio di cose. Le onde che ci prendevano e ci sommergevano erano fatte da dei grandissimi dei bomboloni di aria che sparavano fino a 4 metri l'acqua dell'arsenale di Taranto. La temperatura esterna era più o meno di 2 gradi, 3 gradi, quindi percepito quando tirava vento freddo era più o meno di meno 4. Io e Massimiliano Rossi, che è l'attore che interpreta Marcon, anche per far vedere ai giovani attori che bisognava essere forti, eravamo i primi a metterci lì e a prendere queste secchiate d'acqua. Come facevamo a scaldarci? La produzione ci mandava del tè, qualcuna di quelle coperte termiche che si usano anche in montagna, di quelle un po' catari frangenti, che però avevano, insomma, facevano la loro funzione per un tempo limitato, quantomeno fino a quando non si dovesse girare il nuovo Chuck. E bisognava sopportare, che ti devo dire? Spero di averti risposto. Se poi invece vuoi fare bella figura, mi chiami prima, così io ti dico le cose e tu te le rivedi. Oh, sei soddisfatto? Puoi stare zitto ora? Misto tra la felicità e... la zittitudine. Va bene. Stai zitto, passiamo alla prossima scena. Ciao Pier Francesco. Quindi, dopo aver detto tutto ciò che c'era da dire su Comandante, parlando con il regista, parlando con Favino, tu sei contento, passiamo a un altro film che ha molto a che fare con l'acqua, proprio come Comandante, ma in questo caso c'è tutta l'acqua del mondo. Ah, sì. Che è Waterworld. La domanda è: come hanno fatto a fare Waterworld? Vediamoci la scena. Ecco qui, c'è Kevin Costner che c'ha la sua, già partiamo malissimo, lui c'ha la sua barca. Catamarano, quello è un catamarano. C'ha un, in realtà quello è un trimarano. Vabbè, devi sempre rompere il c***o, è un catamarano. Aprite le porte!
di questa enorme piattaforma galleggiante, che è tutta galleggiante. E guardala. Mannaggia. Galleggia. Sai già di cosa parleremo, cioè è inutile stare tutta la scena. Guarda. Guarda, guarda, c'è pure una canoa. È quello che ti preoccupa, la canoa. È tutto realistico. Guarda. No. La tazza più brutta del mondo per il film più brutto di Kevin Costner mai girato. Poi per farmi restringere su questa tazza, grazie mille. È veramente brutta, brutta. Perché, ma guarda le dimensioni di quella farfalla che c'è davanti. Perché producete questa monnezza? Il regista chiede consiglio a Steven Spielberg, sapendo che lui ha girato Lo Squalo, e gli dice, come, dammi un consiglio. Come giro nell'acqua. E lui gli fa, c'è solo un suo consiglio, non girare veramente nell'oceano. E lui? Ha girato nell'oceano. Quindi forse abbiamo capito, se Steven Spielberg ti dà un consiglio su come fare un film, se non lo segui, poi viene un brutto film. No, vabbè. Un po' sì, però. Si sono detti, va bene, dobbiamo quindi costruire l'atollo. Cioè questa enorme città galleggiante. Questa enorme città galleggiante. E loro hanno fatto nell'oceano, vero? Sì. Sono andati dal produttore e gli fanno, guarda, ti dobbiamo far vedere il modellino, i soldi buttati, che abbiamo scelto per fare questo atollo. Sei pronto? E lui gli fa, ah regà, cioè, ma non è il primo film che faccio, certo. Su, non rompete le palle, fate entrare sto modellino. E entrano queste quattro persone con questo modellino enorme in scala 1 a non lo so, e glielo fanno vedere, dicono ok, dici, questo lo dobbiamo costruire, sarà della dimensione di due campi da football e ci vorrà 1 milione di tonnellate di acciaio. 1 milione di tonnellate d'acciaio. Cosa, ma come fai a far galleggiare 1 milione di tonnellate? Di cosa sono fatte le barche, Marco? Sì, ho capito, ma le barche hanno una forma specifica. Stesso discorso, perché in realtà l'atollo è fatto di navi, cioè è fatto di barche, è fatto di imbarcazioni, tutte fuse una con l'altra. Viene costruito a blocchi ad Honolulu. 1 milione di tonnellate di acciaio. Così ho trovato io. Una cifra inconcepibile per la mente umana. Non so che dirti. Va bene. 7 mesi di lavoro per costruire questi blocchi d'acciaio giganteschi che devono galleggiare, che devono essere fatti di altre imbarcazioni, tutte appiccicate l'una con l'altra. Ci lavorano 300 saldatori. 300 saldatori? Per 3 mesi. No, zio, ma forse non ci stiamo rendendo conto. 300 persone per 3 mesi, 1 milione di tonnellate, ma è una cifra senza senso. Poi prendono tutti questi pezzi che sono divisi in una maniera specifica, perché l'atollo non poteva essere tutto un unico pezzo, sia per motivi, no, sia per motivi di trama, perché comunque è fatto di imbarcazioni tutte attaccate, sia per motivi pratici, perché sennò si spezzava, doveva essere in grado di muoversi. E questi blocchi quindi vengono caricati, ognuno di questi blocchi richiede 4 crane per essere ogni blocco caricato e si è suicidata. Per le informazioni che stai dando, completamente senza senso, la tazza ha deciso di porre fine alla sua esistenza. Per questo film orripilante hanno sfruttato 300 saldatori, la tazza non ha retto. Comunque il problema è che quindi spediscono tutta questa... Come le spedisci i blocchi da 1 milione di tonnellate? No, li metti in acqua e poi li trascini. Sì, vabbè, così, il calcio vanno con la corrente, guarda. Arrivati non mi interessa lì, neanche più. Arrivati lì, quindi poi vengono assemblati e nasce un problema. Ovvero, ma già andato da prima il problema. Loro non possono girare questa cosa utilizzando gli effetti visivi, perché insomma sono gli anni 90. Anche perché hai costruito una di no, cosa apposta. Ma in generale, nel senso, al di là dello starci sopra, il fondo, il mare, cioè, deve essere sempre vero, non possono sostituirlo in CGI. Quindi loro girano effettivamente alle Hawaii per poter avere sempre come fondo il mare. Ma il mare sta solo da una parte. Cioè dall'altra parte c'è la terra. Esatto. Quindi per avere sempre il mare come sfondo vuol dire che tu devi avere la capacità di ruotare questo enorme ciambellone. Non ci hanno messo dei motori. No, non ci hanno messo dei motori, però non aveva un sistema di ancoraggio fisso. Aveva una sorta di perno centrale sul quale poi poteva essere ruotato. È pericolosissimo. E quindi potevi fare sempre in modo di girare dal lato con il mare. Dirò di più, hanno costruito anche il trimarano di Kevin Costner. Una volta hai fatto quello, il trimarano. Sì. Cioè, nel senso, non è che potevi prendere già fatto e lavorarlo. L'hanno preso già fatto, okay, e l'hanno lavorato, però ne hanno dovuti prendere 2 e ognuno gli è costato $1 milione. Perché era un modello specifico di cui ne esisteva
ne esistevano pochissimi così grandi, perché non è un catamarano, è proprio un gigantesco trimarano. Gigantesco marano. Esatto, un gigamarano. Okay. Quindi andava tutto scenografato e inoltre andava costruito questo finto meccanismo per far sembrare che Kevin Costner fosse in grado di comandarlo da solo, perché quella non è un'imbarcazione. Esatto, quella non è un'imbarcazione fatta per essere guidata da soli. Veniva trainata. Praticamente sì, però lui doveva avere tutte queste cose per far sembrare che potesse farlo da solo. Vabbè, manovelle a caso ci hanno messo. Manovelle a caso, brevi, le cose. Sì, 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 sì. Io ho una domanda. Tu vai alle Hawaii. Sì. Non penso che giri in centro alle Hawaii. No. Cioè, giri in un posto isolato. Certo. È un problema. Sì. Perché come ci porti, cioè come fisicamente, a parte l'enorme blocco, tutte le persone, le altre navi, cioè devi portare tutto là. Lo sai, forse devi prendere un'altra cosa. No, si è già suicidata una tazza. Ok, allora è sufficiente. A tuo rischio e pericolo. Per portare lì l'imbarcazione di Kevin Costner. Il gigamarano. Lo tagliano a pezzi e lo infilano dentro un Boeing. Una cosa non hanno calcolato. Oh no. La pista di atterraggio. Non c'era? Non era delle dimensioni adatte per far atterrare un 747. No, però zio, ferma tutto. Tu mi stai dicendo che questi geni, che io sto capendo perché questo è un brutto film, no, perché ci ha lavorato della gente poco lungimirante, ma no, meno. Questi geni hanno organizzato tutta questa roba su un certo tipo di aereo senza preoccuparsi di poter atterrare. Tu fai il ragionamento al contrario. Ma che vuol dire al contrario? Ascoltami, tu c'hai questa roba e dici la dobbiamo portare. Come ce la facciamo a mettere? La dobbiamo infilare in un aereo. Ok, che tipo di aereo può portarla? Un 747. Ok, ci può atterrare un aereo 747 lì? No, quindi che facciamo? Aggiungiamo mezzo chilometro alla distanza della pista d'atterraggio. E quindi... Però almeno ci hanno pensato prima. No, certo, sì. Non è che mentre erano in volo, hanno fatto Waterworld. Va bene, abbiamo concluso tutto ciò che si poteva dire su questo film? No, però abbiamo detto ciò che è abbastanza. Sì. Ok, passiamo alla prossima scena. Prossima scena. Un altro film di cui voglio parlare oggi è Angeli e Demoni. Ok. Per il semplice motivo che, come in Comandante, anche in Angeli e Demoni c'è Favino. Da una parte è protagonista, dall'altra è sempre un comandante, ma della polizia. Non lo so. Comunque, un ispettore. Parte del famoso Favinoverse. Il Favinoverse. Certo. Questo è un film che è incentrato su Roma. Sì. Le location sono tutte presenti in Vaticano. Ma allo stesso tempo è un film che il Vaticano non ama. Soprattutto dopo il codice da Vinci, non era proprio così con Ron Howard. Quindi la domanda è: come hanno fatto a girare un film ambientato nel Vaticano senza il permesso del Vaticano? Di nascosto? Chissà, vediamo una scena vaticana. Entrano, questa è Via della Conciliazione. Quello là in fondo è San Pietro. Cioè, questo è un po' San Pietro. È proprio piazza da San Pietro, davanti San Pietro. Aspetta, eccoli qua. Loro scendono e sono dentro. Sì. Sì, sono proprio dentro. Allora, loro a Roma hanno girato solo un mese. Solo un mese. E in quel mese hanno girato quasi tutti gli esterni, tipo Piazza del Popolo, fuori dal Pantheon, non dentro il Pantheon, e le strade, le Favino che guida, insomma. Ma il Vaticano? Non l'hanno girato. Cioè, non li hanno proprio fatti entrare in Vaticano. Non li hanno fatti entrare, non era proprio. Allora, a Roma. Aria. Sì, a Roma come ti muovi per quella serie di zone, devi proprio avere il permesso del Vaticano. Però questo non significa che loro non abbiano mandato dentro una serie di assistenti con delle piccole macchine da presa digitali. Come turisti, ad altissima definizione. Allora sono andati lì. Questo turista con una Red in spalla. No. Che fa cosa facendo? Bah, il filmino per i miei parenti a casa. Mettiti lì, cara. Mettiti lì. Che ti faccio una foto con questa Arri Alexa. Ma tu sei Ron Howard. Ma che cosa? Scusa, no, sono Ron Howard, riassomiglio. Scusa, spostati, che c'è Favino laggiù. Ecco, perfetto. Ma perché tua moglie somiglia a Tom Hanks? No. E suo figlio è Favino. Vabbè, quindi dai, hanno mandato dei finti turisti con delle enormi macchine. No, erano piccole, però erano un'ottima definizione per poter prendere quante più informazioni possibili. Cioè, non gli servivano poi per il film, gli servivano per essere analizzate. Perché poi post andavano ricostruite. Ma in CGI? Non completamente, perché in realtà questo è un film del 2009, quindi è quello strano momento a cavallo, facciamo tutto in CGI. No, non facciamo tutto in CGI. Hanno ricostruito parte. Quindi, se ne sono tornati a Hollywood, in un posto dove effettivamente era comodo per loro girare perché era vicino agli studios, e hanno affittato un enorme parcheggio. E ce l'ha fatto Piazza San Pietro? Sì. Perfetto. Era della dimensione di
due campi da football. Come Waterford. Ma forse è proprio una misura standard. Sì, sì, cioè, quando è così una cosa, Hollywood è due campi da football. Sì, sì, loro misurano così. Cioè, non hanno da football. Non hanno il sistema decimale. No, d'altronde. Vabbè. Ma quindi hanno costruito tutto? Colonnato, no. Cupolone. No. Papa. No, il Papa non l'hanno rifatto. Avevano uno spazio di circa 80.000 metri quadri. I due campi da football. Famosissimi. Okay. E hanno ricostruito solamente parte delle cose che gli servivano. Tipo, hanno ricostruito un terzo del colonnato. Ok. Perché era una parte su cui dovevano interagire. Hanno ricostruito la facciata, non quindi la cupola, ma solo la cartonato facciata. 2D. No, e hanno rifatto l'obelisco e hanno costruito tutta la pavimentazione. Però in realtà il resto era tutto quanto un green screen. Di media il concetto era: se ci dobbiamo proprio interagire, ci dobbiamo infilare in mezzo, comunque dobbiamo averlo spesso come sfondo, lo ricostruiamo. Tutto il resto può essere green screen e può essere ricostruito utilizzando le foto rubate dai turisti. Esatto. Finti. Possiamo chiuderla qui? Ti prego. Sei soddisfatto? Cioè, questo episodio abbiamo avuto Edoardo De Angelis, Pierfrancesco Favino, Kevin Costner, Pierfrancesco Favino. Basta. Possiamo chiuderla qua. Ti prego. Ragazzi, questo episodio si conclude qui. Vi rinnovo l'invito ad andare a vedere Comandante al cinema, che esce il 31 ottobre. Mi raccomando. Mi raccomando. Così poi potete andare dai vostri amici mentre stanno godendo questo film e fanno: wow, ma che film convincente! Lo sai che questo l'hanno ricostruito tutto. E loro ti fanno: stai zitto. Esatto. Qui adesso noi ce ne andremo come su un sommergibile. Cioè? Cioè andiamo sott'acqua. Adesso si riempie. No, non fare queste cose. Anche se è brutta però. Sì, la... E noi facciamo un po' questo blu, c'è questo suono quando siamo un po' sott'acqua. Sono un po'. Ciao Mauro! Così. Ah, te lo stai facendo tu apposta? Sì, lo faccio così. Vabbè, quindi non devono neanche farlo non in post. Fare in post. Perfetto. Guarda dai. Quanti pesci. Ciao! Andate a vedere Comandante! 31 ottobre! Ciao!